Beh, assolutamente sì, è una visita istituzionale sicuramente, ma in qualche modo anche operativa, perché stiamo cercando di comunicare al territorio, alle associazioni di categoria, alle aziende, alle istituzioni che è necessario in questo momento fare squadra nell'interesse di tutta la comunità regionale. Naturalmente quest'area del nostro territorio ha delle esigenze anche un po' diverse, delle problematiche diverse che vogliamo affrontare in modo molto puntuale. La presenza di tutta la Giunta e di molti consiglieri regionali lo sta a dimostrare e quindi da qui partiamo. Non sarà una visita spot, ma si ripeterà nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, proprio perché dobbiamo lavorare proficuamente e lavorare insieme, perché qui c'è bisogno veramente che tutti si lavori per un obiettivo unico che è il rilancio della nostra regione, della nostra economia e quindi di questo territorio anche. Ecco, infatti ha sottolineato delle priorità, penso ai trasporti, quindi togliere dall'isolamento questa regione, questo territorio, ma anche la sanità, l'economia, quindi ricreare lavoro. Beh, questo è sicuramente un tema che riguarda tutta la regione perché i dati economici della nostra regione veramente sono allarmanti dappertutto. E quindi noi dobbiamo rimettere in moto la macchina regionale perché sia di aiuto, di supporto per le nostre aziende e per attrarre anche investimenti da fuori. Il lavoro è una priorità e se non ripartono le aziende, non riparte l'economia di questa regione, è difficile pensare di trovare occupazione per i nostri giovani. Quindi per noi questo è sicuramente un impegno tra i primi che stiamo portando avanti. Tema della ricostruzione, infine. Qui chiedono delle rassicurazioni sull'ospedale, sulla realizzazione dell'ospedale Narni Amelia, le può dare? Ma guardi, qui c'è un discorso che stiamo portando avanti perché naturalmente sapete che tutta la sanità ha bisogno di essere riorganizzata, c'è il progetto, non l'abbiamo ancora avuto modo di esaminarlo naturalmente, ma noi stiamo cercando di far capire che dobbiamo riportare la sanità nei territori, secondo le varie declinazioni e secondo le esigenze dei territori. Quindi, è un argomento che non ho ancora affrontato perché naturalmente ce ne sono tanti, ma nessuno ha detto che non si farà più l'ospedale Amelia Narni. Chiaro? Ecco, perché qualcuno sta ipotizzando cose che io ancora e noi dobbiamo ancora esaminare. Presidente, lei parlava giustamente di